I problemi di sicurezza del vecchio ponte ed il progetto per la nuova struttura sono i temi principali che riguardano nelle ultime settimane il ponte della Becca. A preoccupare in particolare è il guasto all'impianto di illuminazione segnalato dal comitato ad ANAS con 3 mail. Dallo scorso 11 dicembre la circolazione delle automobili nelle ore serali è completamente al buio. Un problema di sicurezza non da poco, come evidenziato dallo stesso comitato. Ci siamo mossi con, diciamo, abbastanza velocità sull'argomento, notificando all'ente gestore ANAS questo disservizio, e lo abbiamo fatto con ben 3 email, due ordinarie, così una PEC questa notte. Ci aspettiamo un intervento immediato. È una questione di sicurezza, quindi molto importante. Non capiamo come mai ANAS alcune volte va in difficoltà su cose molto semplici, quando poi invece è una grande azienda che ha delle eccellenze, insomma. Problemi che vanno risolti in tempi rapidi per garantire la sicurezza degli automobilisti, ma l'attenzione del comitato è rivolta anche al nuovo ponte. L'interlocuzione con i sindaci della zona e con i parlamentari del territorio non si ferma. Le ultime informazioni raccolte evidenziano la necessità di 6 mesi di tempo per sistemare il primo progetto presentato. Estrapolando quelle che erano i costi in più, e quindi da quattro corsie a due corsie, facendo dimagrire le pile e quant'altro, quindi modificando il progetto. Adesso però sentivo i sindaci che non sono molto d'accordo su questa cosa, come non lo siamo noi, quindi i tempi si stanno ancora dilazionando, allungando. Sì, noi speriamo che a marzo, si spera che a marzo arrivi questa definitiva chiusura del primo progetto, per poter affrontare quello esecutivo e eventualmente l'appalto per la costruzione.